La controversa ed enigmatica figura di Ettore Majorana viene discussa qui nella Cora a Bova, un personaggio addirittura accusato inizialmente di vicinanza al nazismo, poi sulla cui scomparsa aleggiano diverse ipotesi, fra cui quella del suicidio. Ettore Majorana, intellettuale problematico, difficile oppure difficile il contesto nel quale ha vissuto? Tutte e due le cose. Majorana era un personaggio particolare, molto estraneo alla vita, alla normalità della vita. E ha continuato ad esserlo anche da scienziato, perché anelava a penetrare l'ignoto, ma nello stesso tempo si rifiutava di rendere pubbliche le intuizioni che poi ebbero altri anni dopo e che valsero a quegli altri anche il premio Nobel. Lui era refrattario, era un timido, un ossessivo compulsivo che si ritraeva dall'apparire, che era inadatto alla vita sociale, ombroso, taciturno, scontroso. E questo gli ha pesato tanto e ha fatto sì che oggi l'Italia non abbia un Nobel in più per la fisica, perché il neutrone, per esempio, era stata una sua intuizione ben prima che lo scoprisse Madame Curie e ottenesse il Nobel assieme al marito. E prosegue quella che è la nostra programmazione, incentrata in questo caso sulla presentazione di volumi di autori locali, regionali, nazionali. Questa sera avremo Mimmo Gangemi con noi e per lui si tratta di un ritorno a distanza di 10 anni da quell'appuntamento che lo vide presentare proprio in questa sede, un suo lavoro che all'epoca era il Patto del Giudice. Che faceva seguito a quello di 2 anni prima, che è stato quello straordinario successo, La signora di Ellis Island. Ecco, avere Gangemi questa sera, rappresenta per noi un'occasione importante, perché tanto per lo spessore dell'autore, ma poi per una tematica, che è quella legata alla vita di Ettore Majorana. Questa sera sono presenti anche i fantastici lettori. Chi sono i fantastici lettori e perché è importante la lettura? Allora, noi Fantastici Lettori siamo un gruppo di lettura nato un anno fa sotto ala della professoressa Teresa Carmine Romeo, e la lettura è importante perché leggendo si cresce, si impara e è un metodo anche di confronto. In effetti noi leggendo ci confrontiamo tra i nostri membri del nostro gruppo ed è molto importante.